siamo miliardi, abitiamo i medesimi spazi, respiriamo la stessa aria, eppure siamo distanti. I miei non mi hanno mai detto che io avevo la leucemia. Cambia tutto. Quello che uno può essere, carriera, vita, si azzera tutto. Per noi anziani la leucemia era morte sicura, perché allora si moriva. Manuel, per continuare a vivere, aveva bisogno di un trapianto di midollo osseo. Viene spesso confuso il midollo osseo con il midollo spinale. Però per fare un trapianto occorre un donatore. Voglio che mi aiutate a trovare donatori. Voglio persone che si iscrivano al registro dei donatori. È una storia di solidarietà, è una storia di sofferenze, ma anche di speranza. Fa sperare le persone, parecchio. Hai la possibilità di regalare una vita. Dico, vai, fallo, lo farei io. Diventi un eroe senza aver fatto nulla di particolare e tu il mondo lo cambi così. Buonasera, bentrovati al nuovo appuntamento con Mondo Wisp, questa sera dedicato esclusivamente al Vivicità che si è corso domenica scorsa a Pescara, una puntata speciale dedicata ad un grande avvenimento sportivo e con ospiti davvero graditi. Ovviamente al mio fianco vado a salutare Elvira Giancaterino, come sempre pronta a supportarmi, ma sono io che supporto e sopporto ci te. No, ci sopportiamo abbastanza. Ci sopportiamo e ci sopportiamo, no, tu sopporti me, io supporto te. Ci sopportiamo, dai, ci sopportiamo. Buonasera Elvira. Puntata, come dicevi tu, di vincitori, quindi li conosceremo più da vicino, sì, perché c'è stata la manifestazione, insomma è stata una grande giornata, una grande giornata, e come potranno confermare i nostri ospiti, di grande partecipazione, sì, molto popolare. Sì, il record di partecipanti, quasi record, non vorrei dire una sciocchezza per quanto riguarda il tempo del vincitore, però prima di presentare i nostri ospiti io non posso non farti complimenti per questa miss davvero bella. Allora, vedi che se vuoi dire le cose poi non ha un vocabolario, vedete che miei cari ospiti, che lui vuole dire ma non ha un vocabolario abbastanza che si adegua, perché lui ignorante. È uno che si arraffazzona, un si può ignorante. Dire raffazzona. Comunque grazie, perché questi vestiti che mal si adattano, si vede che sono anche raffazzonati. Ben si adattano, no, per quanto mi sono quasi tutti dagli armadi delle mie zie. Ah. Io mi piace il vintage, però le taglie non corrispondono, si vede, perché mi schiattano un po' addosso. Non si può avere sempre. Io li prendo e grazie a mia madre, mia zia Ida, mia zia Diletta, poi li adatto. Che sono ovviamente le ringrazio. In le ringrazio perché sono delle tue grandi fan. Ah, vero, mi dicono, ma come simpatico il ragazzo, ma come si chiama? Paolo. Comunque non lo leggete che no, si chiama Paolo Renzetti. Spero di avere qualche ammiratrice con qualche anno. Sono convinta che ti chiami Vianello. Anello. E di nuovo bando alle ciance, cominciamo, sì. E cominciamo dal nostro Alberico Di Cecco, dirigente Lega Atletica Wisp Abruzzo e Molise e organizzatore del Vivicità, appunto. Grazie di essere con noi nuovamente. Grazie a te, Elvira. Ci potrai raccontare da vicino com'è andata. Volentieri. Il secondo nostro ospite, siamo molto felici di averlo qui e lo conoscono tutti come Benjamin, ma adesso io voglio dire il nome per intero, no? Perché è giusto, Alberico, giusto? Certamente. Si chiama Biniam Senibeta Adugna ed è il primo classificato, il nome tradisce la tua provenienza etiope, sei il primo classificato del Vivicità, complimenti. I capelli ti hanno aiutato? Grazie. Ti aiutano i capelli quando corri? Non tanto, vedo che rallenti, tipo paracadute, ti rallentano un po'. Dalle, ride, non so se si sente offeso.
Ma passiamo da Benjamin al terzo classificato del Vivicità, che è Sergio Naglieri. Tu sei di Fara, Sergio, giusto? No, sono di Vasto. Ah, sei di Vasto, sì. Come ho potuto sbagliare? Vasto. Il secondo le è mie di origini. Fara San Martino, Tommaso Giovannangelo, doveva essere dei nostri. Ma... Sergio, grazie di essere qui, ci racconterai come è andata la gara, tutti un po' i particolari, come li hai vissuti. E da Sergio passiamo al più piccolo dei nostri ospiti stasera, ma è un grande, grande atleta, perché è stato il primo classificato del Vivicità per la categoria 0-9 anni. Manuel Coletti, ciao Manuel. Ciao. So che sei molto emozionato, ma tu non ti preoccupare, se non vuoi guardare la camera, guardi noi, se ti senti rassicurato. Anche perché vicino a te c'è anche un'altra atleta, che è tua sorella, Federica Coletti. Lei ha gareggiato, con, diciamo, tra virgolette, meno successo, perché in realtà sei arrivata sesta, sempre nel Vivicità per la categoria 12-13 anni. Sì. So che ti abbiamo un po' reclutata all'ultimo momento, avresti voluto metterti qualcosa di più adatto alla tua personalità, ma sei sempre bellissima e ti ringraziamo di essere qua stasera con noi. Arrivano da Lanciano, se non arrivano da Lanciano e sono dei cani sciolti da questo punto di vista, perché non fanno parte di un'associazione. No. Anzi, li possiamo anche reclutare, perché se sono così talentuosi, darsi che facciano bene, no? Come no? Li formiamo. Non fanno parte di associazione, ma battono i bambini che si allenano regolarmente. Quindi li prendiamo e li inglobiamo così smettiamo anche di vincere. Anche questa è promozione sportiva. Poi questa sera, Elvira, abbiamo una bella rappresentanza d'Abruzzo, perché Benjamin arriva dall'Aquila, Sergio da Vasto e i nostri amici da Lanciano, quindi... Insomma, abbiamo come sempre un Alberico è pure lui originario di una zona del Parco della Maiella. Del Parco della Maiella, quindi abbiamo rappresentata una buona fetta d'Abruzzo. Vabbè, comunque abbiamo tanti campioni, perché sì. Alberico è anche un grande campione. Non so se vuoi iniziare tu, posso cominciare con Alberico, visto che tu comunque hai seguito la gara passo passo, quindi puoi fare delle domande più tecniche a Benjamin. Io do sempre la precedenza alle donne. Allora, Alberico, la manifestazione è stata un successo, vogliamo dire i numeri? I numeri dei partecipanti, quello che com'è andata, come si è svolta, i dettagli. Diamo i numeri. Per chi se l'è persa e per chi comunque vorrebbe soddisfare le curiosità, quelle più anche di cifre sportive, quanti atleti, quanti iscritti. Come diceva Paolo, quest'anno è stato record un po' su tutti i fronti. Quello che salta di più all'occhio è quello giovanile, perché i bambini sono stati quasi 150 e credo sia forse la manifestazione con più bambini in assoluto. Io, se ti interrompo, siete stati costretti a chiudere le iscrizioni nonostante ci fossero altri ragazzi. C'erano dei bambini che purtroppo materialmente non è stato possibile iscrivere, sia per motivi di tempo e sia perché non c'erano più nemmeno i pettorali, perché non avremmo mai immaginato una simile partecipazione. Non c'erano altri pacchi gara, quindi... Ma voi potevate ridare la pettorina quella di Paolo e intanto guadagnavate un atleta? Guarda, veramente non hai partecipato niente. Veramente l'abbiamo detto, ma nessuno l'ha voluta. Non l'ha voluta, perché questa realtà è stata un po' sfortuna quella del Vianello. Siamo cresciuti molto anche sulla competitiva, perché quest'anno abbiamo veramente sfiorato i 1000 partecipanti e alla fine all'arrivo sono state ben 911 persone, e qui vediamo veramente la partenza, la ressa, un fiume di persone. Mamma mia. E quasi 270 sono stati gli iscritti alla passeggiata, con una varietà di partecipanti veramente importanti, perché c'erano anche delle rappresentative del Nord Walking, dei passeggiatori semplicemente, o di atleti che, non riuscendo a fare i 12 km della competitiva, hanno scelto di correre per soli 6 km. Questo è molto WISP, perché tutti fanno sport all'aria aperta, tutti in grande armonia, perché comunque è bello muoversi, no? Sì, vale la pena. Anche quando non si gareggia per vincere. Io dico è molto WISP anche perché domenica ha balenato agli occhi e anche ai cuori proprio la gente, il podismo, la corsa, la fatica, però in realtà quella è stata un po' la sintesi di tutta una serie di eventi sociali, solidali, ricreativi che la WISP ha messo in campo sin dal sabato pomeriggio. E poi complimenti per l'ottimo punto ristoro che io ho avuto modo, pur non avendo corso, di frequentare per qualche minuto. Lo ricordiamo, c'era appunto il rinfresco che era stato preparato dai detenuti del carcere di San Donato, quindi anche loro si sono adoperati per far sì che la manifestazione riuscisse in maniera ottimale. Ma puntava, era un pochettino uno dei punti focali di questo Vivicità, una novità, poi si è confermato, perché veramente Vita Nova, che è la cooperativa sociale che lavora all'interno del carcere, ha dato il meglio di sé, quindi pane fatto in casa, dolci di ogni tipo. Ma possiamo dire che anche lavorano anche per i privati loro, no? Volendo? Sì. Quindi loro li possiamo anche, se vogliamo, come catering. Sì, certo, certamente. Si possono chiedere informazioni, Vita Nova, quindi. Vita Nova.
Allora, Benjamin, è andata bene, hai vinto dall'Aquila a Pescara. Tra l'altro, nell'intervista che ti ho fatto subito dopo la gara, hai tenuto giustamente a precisare, a dire, a ricordare che da quest'anno tu gareggi con una nuova società, l'Atletica Vomano. Sì, sì, quest'anno grande società di Atletica Vomano. Quindi hai fatto un bel salto di qualità, un salto in avanti e hai brindato con questa vittoria. Parliamo un attimo di questa gara, di questa giornata, come è andata al di là della vittoria, come ti sei trovato bene, immagino. Vivicitta veramente molto bella, la gara molto bella, pure giornata bella, con sole, allora ma abbiamo corso... Benjamin, ma è stata facile per te, diciamo la verità, che... Insomma, per chi è come te, ha una marcia in più, diciamo la verità, gli atleti che vengono dall'Africa stravincono sempre, sempre, anche scalzi. È vero o no? Beh, lui dice non ci sono. Ebbene sì. Ebbene sì. È stato facile per te perché è tutta pianura, no? Un po', tu che sei abituato forse a competizioni anche toste. È importante, la corsa, se ti piace... ti piace. Tu dici se c'è il sole ti piace di più un po' perché... Però in Tommaso Giovannangelo penso che hai trovato anche un bel avversario, è stato un... Tommaso posso dirle, è stata una gara bellissima. Tommaso è stato abbastanza all'altezza di quello che... Tommaso Angelo, un buon antagonista. Un amico, abbiamo corso insieme, poi fino alla fine, ultimo chilometro... E poi anche Sergio Nigliato, che è al tuo fianco, terzo classificato, insomma si è fatto onore perché, Sergio, di fronte avevi un atleta che anche qualche anno in meno di te, bisogna dirlo, quindi anche da questo punto di vista forse partiva con qualche vantaggio. Avevo due buoni atleti e come dicevi... con qualche anno in meno, però... Però Sergio, tu tradisci un po' più i postumi, eh? Sembri molto più affaticato di loro. Ma era così. Evidente tenere, star dietro anche a distanza... Te lo sei dovuto sudare il terzo posto, certo, eh? L'hai guadagnato duramente. Sorride, ma so che tu non puoi capire fatica, perché non corri mai, non sai che vuol dire correre sotto il sole. Io corro sotto al ponte del mare, guarda le immagini, guarda. Davvero belle queste immagini girate dal nostro Roberto Scaricaciottoli, che salutiamo e ovviamente ringraziamo. Che era sullo scooter, ovviamente, perché chiaramente sempre impeccabile nelle riprese. Allora, vogliamo andare a conoscere un po' più da vicino? Ma certo, allora, Manuel, tu sei arrivato primo nella categoria 0-9 anni, che è stata una gara di... So che hai mantenuto uno stacco forte, quello è importante perché Farid è un vero campioncino. Com'è stata questa gara? Qual è stato il momento in cui hai sofferto di più? La parte che veramente ti ha... Verso la fine ero distrutto. Perché hai pompato troppo dall'inizio? Sei stato troppo... Volevi vincere a tutti i costi e hai detto, io adesso mi metto lì. Però dovevo fare il contrario, dovevo partire un po' lento e dopo, verso la fine, dovevo... Dovevi accelerare, quindi hai rischiato anche grosso, poteva andarti male perché se ti stancavi troppo poi lì ti superavano proprio l'ultima fase lì. Ma dopo mi sostenevano mia madre e mio nonno e mi dicevano vai Manuel, vai, allora lì mi hanno dato... Come ti sostenevano? Loro ti seguivano con la bicicletta, che facevano? Ti correvano via? No, loro si erano messi verso la fine e quindi mi guardavano e dicevano vai Manuel, che... Quindi quando tu sei arrivato distrutto la mamma e il nonno ti dicevano no, tieni duro, arriva al traguardo, allora tu lì hai ripreso le forze, motivato e sei stato un treno. Ma è formidabile, ma se quanti... Poi, adulti se avessero la tua forza, se non vado errato, nell'intervista che abbiamo fatto alla fine hai anche dedicato la vittoria a mia mamma. Tua mamma, vedi? Come si chiama la mamma, così la salutiamo? Alessia. Alessia, contenta, molto contenta di avere due atleti in famiglia, non sei l'unico, c'è anche Federica. Federica era tutta che si schermiva, ma in realtà guarda, il sesto posto della categoria femminile è straordinario, sei brava pure tu. Grazie. O no? Beh. Ti senti un po', rispetto a Manuel, ti senti un po' più, come dire, sottovalutata rispetto... Diciamo... O ti incoraggiano, perché... il nonno sta lì anche per te, ma è rimasto là con la mamma, no? Aspettare che arrivassi. Sì. Per te è stata una gara pesante? No. Te la sei presa più con tranquillità? Sì, all'inizio sono andata, diciamo, lentamente e poi verso la fine ho aumentato e... Hai fatto il contrario di tuo fratello, sì. Quello che giustamente uno più saggiamente si dovrebbe fare per non rischiare poi di farsi superare. Però la tattica vincente è stata la sua. Eh beh, certo, insomma, Manuel era molto motivato, poi lui probabilmente sarà anche più portato, perché no? Ero molto emozionata e quindi sono partito subito veloce. Dici, io voglio schizzare, ma sei molto emozionato anche stasera, eh? Sei molto... È molto bello che ti emozioni perché vuol dire che ci tieni a fare bella figura.
Infatti vedi, guardi me, non guardi in camera, vuol dire che ti stai vergognando, sei molto timido. Ogni tanto guarda anche il pubblico, saluta la mamma, ciao, mamma Alessia. Allora, Alberico, torniamo un attimo a parlare di questa manifestazione importante. Tu prima hai sottolineato e ricordato le finalità sociali di questa manifestazione, però parliamo anche dell'aspetto sportivo. Il Vivicittà, quello di Pescara, quello che si è corso a Pescara domenica, è stato tra i migliori, tra i più belli, tra i più importanti di tutti quelli che si sono corsi in Italia. Poi questa particolarità della partenza, ricordiamolo, in simultanea in tutta, certo, Italia. Sì, assolutamente. Io credo che a Pescara è ormai consolidato il fatto che è una delle piazze più belle, più partecipate, ma anche più vissute, perché devo dire sinceramente c'è tutto il comitato WISP territoriale in campo, ognuno ha un proprio ruolo che porta avanti con grande professionalità, anche se siamo tutti dei volontari, e veramente esce fuori quello che siamo veramente, una gran bella squadra. A tal proposito, chi ti senti di ringraziare in particolare, visto che questa 32esima edizione è passata, è andata agli archivi e tra qualche ora inizierete a pensare alla 33esima? Ma ovviamente tutto lo staff organizzativo, senza nessun tipo di classifica o di graduatoria, siamo stati tutti molto bravi e non posso che partire dal nostro presidente, che è Alberto Carulli, che è il faro e devo dire è veramente il collante di tutta questa squadra. Io credo che adesso si stiamo raggiungendo dei risultati importanti perché abbiamo proprio la persona di riferimento che mette d'accordo tutti. Forse prima mancava una persona che sapesse essere l'anello di giunzione di tutti. E siamo... Fare da raccordo. Sì, e da raccordo senza mettere mai nessuno in competizione. Io credo la cosa bella sia proprio questa. E in seconda battuta non posso che ringraziare l'ottimo Umberto Capozzucco, che poi... Questa l'hai rubata a lui, l'ottimo. No, sottolineiamolo, ottimo Umberto Capozzucco. E in quanto presidente provinciale è colui che fondamentalmente è capofila del Vivicittà, anche se sicuramente ci sarà il nostro presidente Carulli che avrà qualcosa da dire. Certo, prima di lasciare nuovamente la parola ad Elvira, che già mi sta lanciando delle occhiate non proprio No, veramente tenere. No, guarda, le lanciamo ad altri. Come è andata anche con il Comune di Pescara, con l'amministrazione? Credo davvero un'ottima sinergia. Quest'anno era presente l'assessore sì. Diodati, è stato anche presente alla passeggiata. Anche perché l'assessore si è fatto la passeggiata dei 6 chilometri, ha partecipato a tutte le premiazioni, quindi l'ha completata? Sì, l'ha completata, perché... è stato bravo. Io credo che l'assessore Diodati abbia preso coscienza di quello che sia veramente Vivicittà, perché vederlo, viverlo in quel modo, forse neanche lui si immaginava che cosa fosse. Con il Comune di Pescara si va avanti veramente ormai abbastanza in sinergia, secondo me quest'anno ancora di più, ma quello che ha fatto la differenza in generale e in maniera non preventivabile è stata la città di Pescara, perché a parte qualche automobilista che ha avuto problemi nell'andare a prendere il caffè a 100 metri da casa in macchina, abbiamo avuto una partecipazione, credo che anche Benjamin e Sergio se ne siano accorti un po' su tutto il percorso. Io mi ricordo il Ponte del Mare era un qualcosa di incredibile. Gremito. Il lato che sapevano non transitato dagli atleti, quindi pedonale, era pieno di gente che non voleva neanche spostarsi per non perdere lo spettacolo. Quindi un ringraziamento all'amministrazione di una città però veramente che ha fatto la sua. Benjamin, quali sono i prossimi appuntamenti per te importanti, quelli per cui ti prepari a gareggiare? Il prossimo ancora io non lo so. Non lo so. Che aspetto il mio presidente. Deciderete chiaramente una strategia di squadra, insomma, e vi muoverete di conseguenza. Sì. Ma tu hai questa bellissima bambina Luna, la stai già preparando psicologicamente a diventare come te? Una che vince, che gareggia? Quasi. Hai intenzione di indirizzarla in questo tipo di sport? O pensi che farai scegliere a lei quello che vorrà? Tu cercherai di promuovere? Io ci provo. Ci provi? Poi dopo lei decide lei. Deciderà di sua spontanea volontà, come fanno sempre le donne, ricordati, le donne decidono sempre quello che vogliono. Sì, e anche, in genere lo impongono. Anche a casa mia è così. È sempre stato anche così. Anche qui. Tu sei sempre schiacciato. Io sono una vittima. Ti soverchio, no? Io sono una vittima. È vero. Consapevole, ovviamente. Allora, Sergio, c'è qualche aneddoto della gara o qualcosa che ci vuoi raccontare su quello che andrai a fare per conoscerti un po' meglio?
visto che in generale poi si sa sempre poco di quelli che fanno le gare, uno dice sì, ha vinto, ha fatto questo, però poi nella vita come funziona nella tua vita in generale? Sei uno che si sacrifica molto per gli allenamenti, hai anche degli sport che ami oltre la corsa, fai altre cose? Normalmente mi alleno al mattino presto, verso le 6, quello è l'orario. Prima di andare al lavoro? Prima di andare al lavoro, che ho un'azienda che gestisco, quindi. Quindi arriva al lavoro con uno straccio, dopodiché la sera, dopo aver lavorato, con uno straccio ritorni diciamo a casa. Però non devi timbrare il cartellino. Ti stiamo vedendo distrutto, disidratato, però contento perché insomma. Sì. Per il tuo bel terzo posto. Diciamo che la corsa fatta al mattino riavviva dopo. Corsa come stile di vita allora? Sì. Disciplina che aiuta anche nel lavoro? Certo. Un po'? Ti dà forza, ti dà grinta? Sì, certo. Ti rende più lucido di fronte ai problemi da affrontare nel quotidiano? Sì, sicuramente, dopo durante la giornata è normale che si ha qualche picco di stanchezza, però vale la pena. Si cerca di affrontare al meglio. Ti posso chiedere a quale gara parteciperai prossimamente? Prossime gare saranno gare regionali, extra regionali, per poi puntare alla fine dell'anno col CDS, insieme a ad Alberico e la Vidi Pantini al CDS su strada. Quello è, diciamo, l'obiettivo più ambizioso. I vari sedi dei campionati italiani. Manuel, ma fammi capire, la corsa, no? È lo sport che tu hai scelto casualmente o sei proprio portato? Perché proprio correre, non magari fare il calcio come tanti tuoi coetanei? Perché la corsa? Non ti preoccupare, tu di quello che pensi, amica. Perché la corsa, da quando sono piccolo, corro sempre per le strade. Cioè, vado. Ma corri dietro a qualcuno? No, vado con mamma a correre o vado con la bici. Quindi è la disciplina che tu senti più vicina al tuo modo di sentire, di essere. Cioè, ti piace proprio, sei un adrenalinico. Ti vedevo prima che stavi lì, e risulta che molleggiavi sulle gambe, no? Sì. Perché avevi voglia di fare lo scatto, di correre. Quindi ti piace proprio. Direi che Benjamin, direi che lui è un candidato anche a delle buone possibilità, visto che è così, sente la corsa nelle sue fibre. Bravo. Nato per correre. Sì, vede, perché c'è la volontà a correre. È un piccolo Benjamin. È un piccolo Benjamin. Diciamo, sì. Un po' più chiaretto, ma è tosto. Manuel, ma al di là della corsa ti piace anche qualche altro sport? Credo il calcio. Di quale squadra sei tifoso? Lanciano. Te pareva, allora la nostra presidente sarà contenta. E di Lanciano ti fa Lanciano. Giustamente. Giusto. Oltre a Lanciano, qualche. La altro? Juve. La Juve. Bravo. Insomma, pure i gusti tosti. Juve. Rosso nero e bianco nero, quindi il nero c'è. Federica, tu sei tifosa di calcio? Sì. Sempre diciamo. Lanciano. Sì, ma Lanciano e Juventus. Ma allora, se tu avessi potuto scegliere come vestirti, perché magari ti piace qualcuno, così, cosa ti saresti messa stasera? Fai una curiosità. Sei fidanzata, Federica, tu? Hai una simpatia? Adesso non scopriamo le carte perché c'è la mamma qui, quindi lei potrebbe pure non. No, ma mi sembra liberale la mamma. Hai un amico, qualcuno che ti piace? Sì. Cosa ti saresti messa stasera per fare la tua bella figura oltre che da sportiva? Non lo so, qualcosa di più adatto oppure non lo so. C'è una maglietta, qualcosa di preferito che hai? Vedi, io ti trovo fuori gli abiti, quelli dagli armadi dei miei zii, puzzano di naftalina. E tu invece cosa ti saresti messa? Racconta. Beh, qualcosa in generale, perché alla fine. Una gonna, qualcosa di più femminile forse, del jeans? No. Anche sì. Avresti voluto, insomma, vedi? Una sorta di terzo grado stai facendo. No, voglio conoscerle meglio, perché loro sono sportive. Guarda, io ho fatto una conduzione, una tantum, di correre per sport con le atlete. E ognuna è venuta qui con la sua stile. C'era quella, la nostra. Come si chiama di cognome? Caccoli. La nostra Marzia. Marzia che è sempre molto aggressive, sai, questi toni forti, il rossetto, perché lei dice io mi piace la femminilità, la espongo così. Poi c'erano altre ragazze che correvano, che sono scarpe da tennis e tuta. E invece voglio sapere anche gli aspetti meno. Sapere. Siamo sempre con te, con queste cose barbose. Per quest'anno è così. Faccio un po' di gossip. Poi il prossimo anno vedremo. Perché è barboso, Americo, dillo. È sempre lui, più barba che noi. Lei si è capito che
Palissiano. Vorrebbe un altro co-conduttore. No, io sono felice perché hai una barba incolta. Anche un po' come potrei, sicuramente non per altro. Come potrei desiderare un altro co-conduttore quando lo prendo in giro da mattina? Siamo un altro, mi distruggerebbe. Si ammazzerebbero. Torniamo a una domanda ad Alberico. A parte la 33esima edizione del Pubblicità a cui state già pensando, invece volevo un attimo parlare anche, visto che tu sei dirigente della Lega Atletica Wisp Abruzzo e Molise, anche dei prossimi appuntamenti che ci saranno. Alcuni ne seguiremo con le telecamere di TV6, perché siamo entrati nel vivo della stagione. Ma praticamente il calendario si è avviato adesso, il primo grande appuntamento del Pubblicità, che è viatico proprio per una serie di quasi 50, oltre 50 appuntamenti che andremo a preparare. Per quanto riguarda l'attività agonistica, la prossima è prevista il 25 a Roseto, e avremo una bella doppietta perché il 26 si replica con il circuito Corri l'Abruzzo, la scarpinata delle Abbazie a Manoppello. E poi, Paolo, dovrei nominarle tutte perché altrimenti farei dei torti, perché sono infatti delle... Questa domanda è proprio da lui, vedi, io non posso chiedere che vestito si mette Federica, però lui l'ho vista, così siamo qua altre tre ore che non abbiamo, quindi... Anche perché devo dire, sono tante manifestazioni molto molto belle, ognuna propone uno scenario e una realtà. Quella delle Abbazie è spettacolare perché insomma fate un giro meraviglioso. Eh sì, caro Benjamin, volevo chiederti qual è il tuo parrucchiere? Questa, perché non sono i tuoi capelli naturali questi, o perlomeno sono è i tuoi capelli naturali. È invidioso. È naturale, naturale. In corsa però li portavi in un altro modo, no, erano pure così. Erano legati, no, c'era una così, fascia. Però già legato in una fascia. Perché sennò la rallenta così, effetto paracaduta, invece con la fascia è più aerodinamico. È giusto, io ero la mia. Sono belli i suoi capelli. Dovresti farti trapiantare un po' di capello così almeno. Volentieri. Eccolo qui che aveva la fascia. Eccolo qui, con la fascia, vi ricordavo. No, tra l'altro, c'è questo corpo a corpo molto interessante di stacco. Hanno fatto una gara veramente bellissima. Molto molto bella. Ecco, guarda, dietro alle sue spalle si vede Tommaso Giovannato. Tra l'altro, scusami Alberico, il tempo è stato un ottimo tempo. 38, sì. Io vado a memoria. 38 e 25, che è un ottimo tempo. Io non ho avuto ancora possibilità di vedere la graduatoria nazionale, ma sicuramente sarà nelle prime posizioni in ambito nazionale. Tommaso Giovannangelo, che poi in fondo è arrivato a una manciata di secondi, a seguire. Devo dire anche Sergio ha fatto un'ottima gara, ha saputo aspettare, studiare tutti gli avversari, capire il proprio limite, ma capire anche dove e quando poteva colpire, e alla fine è stato un ottimo terzo posto. Sì, allora purtroppo siamo agli sgoccioli, però è stato necessario approfondire, perché Pubblicità è una manifestazione, come dicevamo, bellissima, che si ripete, quindi ogni anno acquista qualcosa. Tra l'altro ci sarà anche lo speciale su TV6. Sì. Un bellissimo speciale che si è poi, stato quando sai già quando andrà in onda, possiamo dire, non lo sappiamo ancora, però insomma vi informeremo. Sabato prossimo, ma avrete modo di seguirlo. Vederlo anche con diverse repliche. Sabato alle 20 è sicuramente la trasmissione principale, poi le repliche. Poi non vi perdete Corriere per Sport, dove daranno altre delucidazioni e ci sarà da dire. Allora io li ricordo rapidamente, sì, perché siamo arrivati alla fine. Alberico Di Cecco, dirigente Lega Atletica Wisp Abruzzo e Molise, nonché, prego, vuoi dire qualcosa? Se posso, volevo fare un saluto alla nostra presidente della Lega Atletica. Stavo per dirlo io, a Urbana Cetrano, che è stata operata al menisco, quindi avrà giusto... La quale ha programmato l'operazione il giorno dopo il Pubblicità per non gravare. Sinonimo di attaccamento alla causa grandissimo. Sì, sì, sì. Quindi l'avrei detto io per tutti in fine trasmissione, però sono contenta che tu mi abbia anticipato. La saluto io a nome di tutti e li faccio. E la salutiamo anche noi. Anche noi. E l'abbracciamo. Che si riprenda presto, perché farà una convalescenza adesso immobile, no? Quindi non sarà un po' rognosa, diciamo. Ma è già però operativa. È già operativa. E poi Benjamin, perché ormai ti chiamiamo così, anche un termine più affettuoso, però Beniamin Senibeta Adugna, primo classificato Pubblicità e futuro campione, cioè ci auguriamo di tante belle manifestazioni, che è entrato appunto nella Atletica Bomano, quindi un acquisto diciamo fresco, e Sergio Naglieri, terzo classificato, d'Avasto, Sergio Naglieri, terzo classificato Pubblicità, scusa se ho sbagliato prima, ho detto Fara, ma non era... Ed ecco Elvira, qui c'è, non so se la possiamo inquadrare, c'è un ingresso... Un ingresso, però anche fuoriuscita.
c'era la splendida Luna, la figlia, la bimba di Benjamin. Poi Manuel Coletti, vincitore del Vivi Città, primo classificato per la categoria 09, e Federica Coletti, sua sorella, sesta classificata per la categoria donne, sempre età 12-13, sì, sempre Vivi Città. Grazie di essere stati con noi, salutiamo ancora Ervana, vuoi fare un saluto anche tu? Sì, io volevo salutare te per darti appuntamento a mercoledì prossimo. Ci salutiamo e l'appuntamento è sempre mercoledì alla stessa ora. Grazie, buona serata. Vi aspettiamo. Mamma, e se io da grande faccio la rockstar? Mamma, sono il tuo supereroe. Mamma, io da grande voglio fare l'astronauta, andare sulla luna a prenderti una stella e a regalartela. Mamma, io da grande voglio vivere. In qualche parte del mondo c'è qualcuno che ha bisogno proprio di te per continuare a vivere. Pensaci, donare il proprio midollo osseo a un familiare è un dovere. Donarlo a un perfetto sconosciuto è un puro atto d'amore. ADMO, Associazione Donatori Midollo Osseo. This is life in color.